Benvenuti all'ultimo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Anche in questa edizione apriamo con la cronaca. Paola, in provincia di Cosenza, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 530.000 euro ad un evasore fiscale. A Paola, la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro per equivalente pari a 530.000 euro emesso dal GIP del Tribunale della cittadina tirrenica Maria Elena Elia su richiesta del procuratore Pierpaolo Bruni nei confronti di una persona con l'accusa di evasione di imposte sui redditi e sull'IVA. Il provvedimento ha ad oggetto i saldi attivi di 13 rapporti finanziari, quote societarie di una SRL, un immobile ubicato nel territorio cosentino e due autoveicoli. Il sequestro scaturisce da una complessa indagine fiscale che ha consentito di smascherare una società attiva nel settore del commercio, prestazioni di manutenzione e riparazione di autoveicoli, nonché del commercio di pezzi di ricambio, risultata essere evasore totale dal 2011 non avendo presentato alcuna dichiarazione dei redditi né tantomeno versato le dovute imposte, pur conseguendo ricavi per oltre 1.800.000 euro. L'attività delle fiamme gialle è stata resa ancora più difficoltosa dalla esistenza di una frammentaria documentazione amministrativa e contabile, ha consentito la ricostruzione dei redditi non dichiarati e dell'IVA evasa attraverso indagini e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore su scala nazionale attraverso il riscontro allo strumento delle ricerche finanziarie. L'amministratore della società già denunciato alla Procura della Repubblica di Paola per omessa dichiarazione dei redditi ed IVA e distribuzione occultamento di scritture contabili è stato pertanto privato dei beni disponibili per un valore pari alla evasione fiscale commessa. Una vera e propria strategia dettata dal business ci sarebbe dietro gli svariati roghi che stanno incendiando l'intera Calabria. A parte quelli colposi, che sono davvero pochi, il resto degli incendi che stanno bruciando la Calabria sono di origine dolosa. Anche perché l'autocombustione non esiste se non in casi più che eccezionali. Ma perché il patrimonio boschivo calabrese sta andando a fuoco? Due i possibili motivi che l'autorità giudiziaria dovrebbe passare sotto la lente di ingrandimento. Il primo deriverebbe da quelle ditte boschive che, quando effettuano i cosiddetti tagli culturali per la pulitura dei boschi, spesso e volentieri tagliano in modo netto le piante per ottenere più legname, una pratica non consentita dalla legge. E per coprire questa irregolarità volontaria viene appiccato il fuoco, di modo che una volta spento l'incendio, nel ripulire il bosco, vengono tagliate tutte le piante bruciate dalla base. Il secondo motivo lo si potrebbe tranquillamente collegare al grande business delle centrali biomasse. Infatti è risaputo come queste centrali, per la loro produzione, hanno bisogno del cippato, il legname da scarto o residuo di potature per la combustione. E dato che hanno necessità di accumulare grandi stock, gli accordi con le ditte boschive che glielo devono fornire vengono stipulati solo al conseguimento dei quantitativi raggiunti. Ed ecco che qualcuno poi si adopera per alimentare questi incendi, di modo che una volta ripulito il bosco dalle piante bruciate, queste ultime vengono trasformate nel famoso cippato, vale a dire in legname di scarto, ridotto in scaglie e impiegato come materiale da combustione. Restiamo in tema di incendi, ascoltiamo l'intervista telefonica realizzata dal collega Dario Rondinella a Paolo Cappadona della Protezione Civile Regionale. Al momento in provincia di Cosenza, in questo momento abbiamo 22 incendi attivi, di cui uno solo in bonifica, uno in bonifica e due spenti, quindi diciamo sono 19, quelli 18, quelli praticamente attivi. Le situazioni più critiche riguardano ancora ovviamente le colline intorno a Cosenza, in particolare gli incendi che sono già fuori controllo da ieri, che sono quelli di Rose e San Vivi. In particolare su Rose al momento abbiamo un notevole dispiegamento di mezzi aerei, abbiamo un Canadair, un elicottero Ericsson, di quelli molto potenti, diciamo così, e poi abbiamo altri due elicotteri regionali che stanno operando oltre alle squadre di terra, sono tre squadre di vigile fuoco e due di Calabria Verde. Anche su San Fili avevamo un Canadair che però adesso non c'è più perché è in avaria, quindi ha lasciato il posto a un elicottero. Questi incendi sono, diciamo, i più pericolosi perché sono incendi di interfaccia, cioè i versanti in fiamme hanno raggiunto, praticamente hanno raggiunto la prossimità dei centri abitati e quindi chiaramente c'è pericolo per le persone. Sono state già, della giornata di ieri,
fatte con l'evacuazione In di modo altre cause. particolare, per quanto riguarda il paese, il comune di Rose. Esatto. Qual è la Sì, no, i situazione dati che attuale a avevo Rose? aggiornati, i dati che avevo io erano di 40 evacuazioni, e ovviamente sono tutte persone evacuate in via cautelativa che poi rientrano nelle case appena il pericolo passa. Al momento non ho dati aggiornati, per cui sono fermo a questo. Poi su San Fili c'era la questione della clinica, diciamo, che è tenuta sotto controllo. Torna a riunirsi il Consiglio provinciale di Vibo Valentia e lo fa con una seduta aperta anche ai dipendenti dell'ente per discutere di tematiche di estrema importanza. Potrebbero bastare 25 milioni di euro e la provincia di Vibo Valentia sarebbe salva. Una cifra molto alta, ma che potrebbe permettere all'ente di respirare e ricominciare a funzionare come dovrebbe, e non ad accumulare debiti su debiti che l'hanno portata a questo punto. I dipendenti, ridotti un terzo di quelli che sono stati assunti nei vari anni e non pagati per diversi mesi, non si sentono più garantiti dalle tante promesse che hanno ricevuto da politici e amministratori e ora sono stufi. Questo che riguarda l'aspetto lavoratore, già ormai il numero si è già ridotto per quanto prevede la legge. C'è stato già il trasferimento di una parte dei lavoratori per le deleghe che sono state trasferite, deleghe il lavoratore alla Regione Calabria. Per quanto riguarda il resto rimarrà com'è, quindi non ci saranno altri problemi per i lavoratori. E né riduzione di numero, su questo no, c'è il problema solo delle spettanze. Intanto il presidente della provincia, Andrea Niglia, ha convocato d'urgenza una riunione con tutti i funzionari e i tecnici del settore edilizia scolastica e viabilità dell'ente per analizzare in maniera dettagliata le condizioni in cui versano le strade e le scuole di pertinenza dell'ente, dopo la quale è stato costretto ad emanare un'ordinanza che prevede la chiusura immediata di quelle scuole e di quelle strade che per la carenza di interventi e di manutenzione dovuta al drastico taglio di fondi da parte del governo nazionale sono ormai diventate inagibili e pericolosi. Si tratta di circa 450 chilometri di strade e oltre la metà degli istituti scolastici. La verità è che è supportata la documentazione cartacea sia dai funzionari delle ditte scolastiche sia dai funzionari della rete della viabilità. Quindi non è che io vado a dire quello che poi si verifica tutti i giorni: c'è un'insidia, c'è un incidente al giorno e ci sono problemi di varia natura. Quindi noi non riusciamo a garantire né l'ordinario né lo straordinario, ma non perché deve essere una provocazione, che cerco l'aiuto attraverso una provocazione. Io sto dicendo questo è un grido d'allarme. È un grido d'allarme perché devo essere responsabile di quello che andrò a fare. Ma il grido d'allarme dove sta? A tutela degli interessi della pubblica incolumità. È bene che la gente si renda conto di quello che c'è. La via d'uscita è quella solo ad oggi e può essere intrapresa solo quella legge di stabilità di un frazionamento cospicuo solo per la provincia di Vibo. Altro non c'è. Altro sono solo chiacchiere. Il Consiglio provinciale, in seduta allargata ai lavoratori, durata appena un'ora, ha avuto anche dei momenti di concitazione, ma si è concluso velocemente, in quanto il governatore Oliverio aveva convocato una riunione anche con le rappresentanze istituzionali del Vimonese per trovare alcune soluzioni immediate, almeno per consentire il normale svolgimento della ripresa delle attività scolastiche, prevista per il prossimo 14 settembre. E ora ascoltiamo nel prossimo servizio le dichiarazioni di Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale Confedilizia, sulla staticità degli edifici a proposito dei terremoti. Il terremoto sull'isola di Ischia ha nuovamente posto l'accento sulla stabilità degli immobili e sulle norme antisismiche che non sempre vengono attuate appieno a causa dei costi. I proprietari di case non sempre sono a conoscenza delle reali condizioni del proprio stabile, soprattutto come possono essere certi che quelli di nuova costruzione siano a norma. Lo abbiamo chiesto a Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia, l'associazione che rappresenta i proprietari di immobili e gli investitori in ambito immobiliare. C'è intanto un problema enorme sull'esistente, che è la cosa principale. Su questo ci sono le disposizioni, soprattutto quelle del sisma bonus, degli incentivi fiscali fino all'85% in condominio per la messa in sicurezza degli immobili, che sono fondamentali, che vanno così fatte conoscere sempre di più. Sul nuovo ormai, insomma, i rischi sono un po' minori rispetto al passato. Bisogna però, ecco, consigliare a chi si appresta ad acquistare, anche se le nuove costruzioni sono sempre meno in Italia, ma chi si appresta ad acquistare un mobile di nuova costruzione, bisogna intanto rivolgersi diciamo, a ditte serie, informandosi attraverso le associazioni, come potrebbe essere anche la stessa Confedilizia, pur rappresentando la proprietà immobiliare e non i costruttori. E poi avvalersi anche di alcune normative che ci sono anche dal punto di vista delle garanzie per gli acquirenti. Però, ripeto, il grave problema è quello dell'esistente, dove bisogna intervenire.
volontariamente, stimolando sempre di più l'utilizzo degli incentivi fiscali. A Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, lo spettacolo Malanova ha chiuso la rassegna teatrale sulla nuova drammaturgia Avvistamenti teatrali, giunta alla seconda edizione. Con lo spettacolo Malanova di Sciara Progetti, diretto e interpretato da Ture Magro, che ne firma anche il testo insieme a Flavia Gallo e che racconta la vicenda di Anna Maria Scarfò, si è conclusa la seconda edizione di Avvistamenti teatrali all'Anfiteatro Torre Marrana di Ricadi. Il tema del coraggio ha fatto da fil rouge per l'intera rassegna sulla nuova drammaturgia, con spettacoli che hanno affrontato i problemi del presente. Il tentativo è stato quello di scovare delle storie forti, capaci di veicolare significati attraverso una narrazione intensa, che può toccare i toni della commedia o del dramma, ma in ogni caso sempre con grande capacità comunicativa. Questa edizione ha visto una partecipazione massiccia, con circa 400 spettatori a serata, la media, e abbiamo fatto un percorso attraverso quattro spettacoli di nuova drammaturgia legati tra loro dal tema del coraggio. Quattro spettacoli molto diversi tra di loro, transitati da teatri importanti, compagnie mai arrivate in Calabria, e fra tutte c'è questo ultimo spettacolo a cui teniamo molto, che è andato in scena stasera, Malanova di Ture Magro, che per 2 anni ha girato nei teatri italiani e non è mai arrivato in Calabria. Oltre all'entusiasmo di un pubblico attento e flessibile, che rispetto alla scorsa edizione ha preferito i toni drammatici alla commedia, anche i numeri confermano il successo di quest'anno. Avvistamenti è diventato un appuntamento fisso dell'estate vibonese. E anche per oggi è davvero tutto. Io vi aspetto domani a partire dalle 11, sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi. A domani.